Capitolo 30. Nel capitolo 30 abbiamo una ripresa del racconto delle vicende dei nostri personaggi, dei personaggi del romanzo, e in particolare Don Abbondio, Perpetua e Agnese, questo trio un po' comico che arriva al Palazzo dell'Innominato. Prevale sicuramente il personaggio di Don Abbondio e della sua ansia. Don Abbondio è veramente un capolavoro di questo romanzo, proprio perché in lui vediamo il realismo psicologico del Manzoni, oltre che la sua simpatia, pietà anche per le debolezze umane. Ecco, Don Abbondio è un ansioso e, come tutti gli ansiosi, non fa che sfogare la propria ansia, i propri pensieri negativi su chi gli sta vicino. Don Abbondio ovviamente ha la sua vittima preferita in Perpetua. Si lamenta dunque e borbotta perché, vedendo tanta gente che si rifugia al castello dell'Innominato, è convinto che lì, essendoci un assembramento di persone, i Lanzichenecchi potrebbero essere attirati per far saccheggio, per assaltare. Non capite che radunarsi tanta gente in un luogo è lo stesso che volerci tirare i soldati per forza? Dice Don Abbondio a Perpetua. Tutti nascondono, tutti portano via, nelle case non resta nulla, crederanno che lassù ci siano tesori. Ci vengono sicuro, sicuro ci vengono. Oh, povero me, dove mi sono imbarcato. Notate il linguaggio, no? Molto, molto comico di questo curato, no? E anche il chiasmo. Ci vengono sicuro, sicuro ci vengono, che vedrete nella lettura anche in altri passaggi del suo dire. In molti, replicava Don Abbondio, povera donna, non sapete che ogni lanzichenecco ne mangia 100 di costoro? Questa è l'obiezione, quando Perpetua, cercando di rassicurarlo, dice a Don Abbondio, ma quando c'è un pericolo è meglio essere in molti, perché ci si può difendere. Ecco, Don Abbondio vuole essere rassicurato come ogni ansioso, ma come ogni ansioso non è mai quieto, non si acquieta, non è mai soddisfatto delle rassicurazioni ricevute e solleva sempre nuove obiezioni, solleva sempre nuove istanze e continua ad andare dal povero malcapitato, nel nostro caso Perpetua, per farsi consolare e nello stesso tempo per ribadire che nulla potrà tranquillizzarlo. È proprio di un realismo psicologico perfetto, questo ansioso che continuamente tormenta gli altri per farsi rassicurare e poi contesta la rassicurazione perché nessuna rassicurazione lo tranquillizza abbastanza. Bene, Don Abbondio dunque nella sua ansia dice che i soldati vanno a nozze nel prendere fortezze e quindi l'Innominato, il castello dell'Innominato, potrebbe essere veramente una trappola. E dirà anche, vedendo gli armati, sia la malanotte, sia lungo la strada, vedendo questo esercito che, come sapete, abbiamo già detto, l'Innominato ha organizzato per la difesa della sua fortezza, dirà male anche dell'Innominato, vuol fare il re questo qua, quando bisognerebbe solo nascondersi, lui che fa? Fa vedere i muscoli, fa vedere le armi, ma non mi ci colgono in una battaglia, dirà Don Abbondio, piuttosto mi nasconderò negli anfratti della montagna. Poi la sua ansia si sviluppa nel senso della figura stessa dell'Innominato. Ad Agnese, a Perpetua, infatti, raccomanda di stare zitte, zittissime, di non azzardarsi a prendersi delle confidenze, dirà che bisognerà sempre far buon viso, sempre sorridere, sempre approvare tutto, che è un po' la sua condotta, la sua filosofia di vita, la sua condotta tipica nei confronti dei potenti. Essere servili, essere accondiscendenti e sorridere. E Agnese, che sa invece che l'Innominato le ha dato dei soldi, che l'Innominato è veramente un rifugio sicuro, un amico, dirà a Don Abbondio, ma ormai è un santo. E Don Abbondio, in maniera molto comica, ribadirà che non bisogna credere che ai santi si possa dire senza riguardo qualunque cosa capiti per la testa. Forse hai in mente il dialogo che ha avuto con quel santuomo del cardinale Federico. Insomma, Don Abbondio è pieno delle sue paure. L'Innominato va incontro ai nostri tre personaggi, li accoglierà amichevolmente, in particolare la mamma di Lucia, cioè Agnese, alla quale si raccomanderà anche perché Lucia preghi per lui.
La buona donna lo ringrazierà per i denari e l'innominato con ogni riguardo li accoglierà. Il nostro curato sarà addirittura ricoverato in una saletta a parte per i prelati in una zona del castello adibita. E vediamo l'organizzazione molto efficiente di questa roccaforte, di cui si è già parlato. L'innominato è disarmato, ma controlla davvero generale degli armati che tengano lontani sia le truppe, i soldati veneziani, i cappelletti cosiddetti, sia le truppe dei mercenari imperiali, cioè i lanzichenecchi. Addirittura in un caso vedremo che l'innominato con la sua squadra andrà proprio ad allontanare da un paese vicino dei saccheggiatori, appunto dei lanzichenecchi saccheggiatori. Comunque, il castello è organizzato in maniera efficientissima, lo sappiamo già, viene distribuito cibo regolarmente, le donne sono in una zona, in un cortile interno, gli uomini in un altro cortile. E dice, Manzoni descrive un po' anche la vita dentro questo castello, dove dice c'erano sia, diciamo così, le persone che tendevano al negativo, quindi si abbattevano per le notizie negative e tendevano anche a, insomma, vivere con molta, molta tristezza questo periodo e a star quieti. E c'erano quelli invece che in qualche modo in questo contesto tiravano fuori un carattere più reattivo e volevano farsi forza, volevano anzi aver fiducia. E di questi si creavano anche brigate, amicizie, dove c'erano anche momenti conviviali. Per esempio, chi aveva soldi addirittura scendeva a mangiare in valle, dove erano nate alcune osterie per poter dar da mangiare a chi aveva possibilità di permettersi un pasto un po' più sfizioso. C'erano poi i novellatori, quelli che andavano in giro a raccogliere notizie. Questo un po' nei periodi di emergenza succede, pensate anche in questo momento per il nostro paese, no? Quelli che andavano a raffazzonare, a volte anche infiorettando notizie, magari proprio quelle più succose erano quelle più drammatiche e con questo magari intrattenevano la gente e la spaventavano pure. Ecco, Don Abbondio in questo periodo non fa molta amicizia, la sua paura gli tiene sempre compagnia e non gli permette di annoiarsi e sente sempre con grande ansia queste notizie. Pensa alla sua casa, al suo paese, ha paura che sia stato tutto distrutto e insomma sta in compagnia dei pensieri negativi, ecco come al solito. Agnese Perpetua invece, per non come dire, stare in ozio, approfittare dell'ospitalità del curato, si daranno un grande fare e collaboreranno ai servizi organizzati nel castello. Cos'altro possiamo dire? Beh, a un certo punto, Perpetua e Agnese ovviamente ascoltano anche gli sfoghi ricorrenti di Don Abbondio, che tra l'altro ha paura persino degli armati che dovrebbero difenderlo, degli uomini armati che dovrebbero difenderlo. Insomma, si sentono passare varie compagnie di lanzichenecchi a ondate che saccheggiano i territori. Alla fine l'ultimo è il galasso, dice il Manzoni, e così. Passato il pericolo, pian piano la gente comincia a tornare alle proprie case e c'è una bella similitudine. Dice che la gente se ne andava come gli uccelli abbandonano i rami fronzuti di un grandissimo albero dopo che è finito un temporale d'autunno. Gli ultimi a partire, ovviamente, saranno i nostri tre amici, perché Don Abbondio, quando si trattava di sicurezza, come dire, era un'autorità e lui voleva assolutamente essere sicuro che non ci fosse pericolo prima di azzardarsi al nuovo viaggio di ritorno. Passano a salutare il sarto e tornano al paese. Ecco, qui Manzoni ci fa vedere uno spaccato di questa campagna, di queste vigne devastate, peggio che se fosse passata la grandine, dai soldati, delle case dove è stato depredato di tutto, dove è stato sfasciato quello che non poteva essere portato via, è stato bruciato il mobilio, le suppellettili, tutto è stato, gli animali sono stati tutti uccisi, insomma, veramente una grande desolazione, una grande devastazione. Però anche la provvidenza, come dire, torna ad essere chiamata in causa, perché Don Abbondio comunque ha
ha detto più volte: speriamo che Dio ci aiuti, che la provvidenza ci aiuti. Ed Agnese in particolare ha ricevuto dall'innominato sia della biancheria da corredo sia un altro po' di soldi, e quindi quando torna al paese, pur trovando la devastazione, non si dispera, dice anzi, ringraziando Dio e la Madonna, sono caduta in piedi. Grazie ai denari dell'innominato e al corredo, lei rapidamente risistema la propria casa e anzi presta anche dei soldi al nostro Don Abbondio e la nostra Perpetua, che trovano la canonica completamente devastata, mobili e libri bruciati, le galline di Perpetua non avevano lasciato che qualche penna in giro per la casa, e soprattutto il tesoretto nascosto sotto il fico è stato ovviamente rubato. E qui Don Abbondio e Perpetua se la prendono l'uno con l'altro, ovviamente, e si danno sulla voce l'uno con l'altro. Ecco, con questo quadretto finale, anche un po' comico, col solito Don Abbondio, che tra l'altro se la prende perché i soldati, bruciando i propri mobili, i mobili della canonica, hanno poi disegnato a carboncino sulle pareti delle stanze dei disegnini ridicoli del curato, quindi dei disegnini che sbeffeggiano il curato. Perpetua inoltre è venuta a sapere, anzi sa per certo, che alcune cose della canonica non sono state portate via dai soldati, ma sono state rubacchiate dagli abitanti del paese, quindi se la prende con Don Abbondio, che non sa farsi valere, non sa farsi restituire la roba. Ecco, con queste notazioni comiche si stempera un po' la drammaticità della devastazione subita dalla guerra. Ecco, alla fine di questo trentesimo capitolo il nostro autore onnisciente ci dirà che lascerà per il momento il povero uomo e tornerà a occuparsi del grande evento della peste. Ecco, per concludere sul capitolo trentesimo, quindi, cosa possiamo evidenziare? Alcuni elementi, abbiamo detto, fondamentali. Uno, la grande, capacità di verosimiglianza nel rappresentare la psicologia umana, le debolezze umane, in particolare l'ansioso Don Abbondio. E vediamo anche in questa umanità del Manzoni veramente a confronto i due estremi, il pavido Don Abbondio e l'eroico innominato, e colui che agisce e che sfida la morte senza paura, e chi invece è passivo e chiede soltanto di nascondersi. Vediamo anche l'elemento della provvidenza in questa storia, che sembra essere veramente un tornado che spazza via ogni cosa. Dio sembra tutelare, condurre per mano i personaggi e accompagnarli sempre in un porto sicuro. Terzo elemento, la medietas di questo autore, cioè la sua capacità di mantenersi sempre su un tono medio, né troppo drammatico né troppo comico, ma di stemperare, per così dire, la narrazione pure drammatica del periodo storico rappresentato con dei quadretti, dei momenti più leggeri, quasi dei piccoli interventi intermezzi scenici in cui vediamo i battibecchi tra Perpetua e Don Abbondio. A presto!